In questo video vi andrò a mostrare una piattaforma online che si chiama Immortal Game, completamente gratuita, che ha ricevuto più di 12 milioni di dollari per essere sviluppata e dove si può guadagnare giocando a scacchi. In questo canale si parla principalmente di giochi online del Web3, quindi che comprendono criptovalute ed NFT, che sono completamente legali e non truffaldine. Non sono assolutamente dei modelli segreti, ma sono dei modelli di business che si stanno sviluppando in un futuro dove uno, il tempo che spendi a giocare ai videogiochi non solo ti diverte ma ti può dare anche una piccola rendita se sei bravo, e due, dove ciò che acquisti all'interno dell'applicazione o della piattaforma lo possiedi realmente e lo puoi vendere se te ne stufi. Prima di partire con il video vi volevo condividere un tweet molto interessante sull'argomento, che dice che internet esiste da 35 anni circa e continuerà ad esistere fino alla fine dell'umanità. L'incredibile breve periodo dove non potevi possedere oggetti digitali, quello che stiamo vivendo ora nel Web 2, verrà visto come l'età della pietra di internet e sarà considerato incredibilmente strano dalle future generazioni. Questo è per condividere lo shift che ci sarà tra i giochi del Web 2 e del Web 3, che oggi facciamo fatica a comprendere, ma che sarà sempre più ovvio per le nuove generazioni. E oggi andremo a vedere proprio una delle prime piattaforme nel mondo degli scacchi che permette di guadagnare se si è bravi, o comunque ciò che si acquista all'interno dell'app lo si possiede realmente. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e Immortal Game non mi ha pagato per fare questo video, quindi è un progetto in cui credo realmente, ha ricevuto più di 12 milioni di fondi per essere sviluppato, capisco dove vuole arrivare e mi sembra veramente interessante per i giocatori di scacchi. Vi faccio vedere la dashboard di Immortal Game, perché io mi sono già registrato da tempo ed è una dashboard veramente ben fatta, tutte le grafiche mi piacciono davvero tanto. L'unica cosa è che nelle mie partite c'è solo un grafico rosso perché ho perso una partita, ma che vi voglio far vedere, è stata fatta il 25 gennaio, quindi è un po' che lo conosco questo sito, e secondo me veramente rivoluzionerà il mondo degli scacchi, perché sempre più aziende prenderanno spunto da questi modelli. La dashboard è molto semplice per chiunque si volesse interfacciare una nuova partita, una partita veloce. Poi arriveremo nel corso del video anche a come si guadagna nella pratica, quali sono le basi del gameplay. Abbiamo l'inventario con i pezzi che ho guadagnato giocando quella partita, perché facendo determinate missioni si possono guadagnare dei pezzi che poi volendo si possono anche rivendere. I presets non ho ancora nulla, non ho approfondito. C'è la mia partita e ci sono le reward, dove appunto se vinciamo all'interno delle classifiche o comunque tramite il referral, che tra un po' vi farò vedere come potete ottenerli, guadagnate qualcosa che potete convertire letteralmente in euro. C'è la parte del watch, quindi dove si possono guardare le partite dei player più forti. C'è la sezione degli eventi, si può partecipare anche gratuitamente perché è un free to play, play and earn, quindi che si può anche guadagnare. E abbiamo anche la sezione marketplace, dove ci sono questi pezzi che le persone ovviamente vogliono collezionare, perché il collezionismo fa gola, e ci sono anche degli elementi super rari che valgono tanto, perché le persone per avere questi pezzi magari hanno fatto missioni ancora più difficili e chi non vuole passare tanto tempo per farmarli glieli compra direttamente in euro. Ora, tutto è spiegato sul sito ovviamente, ma questa è la sezione dei reward che spiega perfettamente come si guadagna all'interno del gioco, quindi tramite le classifiche o tramite le arene. È un free to play, play and earn, dove ci sono sia dei premi in CMT, che è il loro token, che in questo momento secondo me vale molto se non erro, sia in ETH, che invece ad oggi vale sui 2000 dollari l'uno. E adesso andremo a vedere anche le classifiche. Dovete per forza comprare degli NFT o spendere soldi per guadagnare all'interno di Immortal Game? No, perché non è obbligatorio, perché la classifica appartiene solo a chi ha degli NFT, ma non per forza bisogna spendere dei soldi per avere questi NFT, perché si possono anche guadagnare settimanalmente gratuitamente, e potete unirvi anche gratuitamente ad una gilda dove vi delegano i loro pezzi NFT e dove insomma scambiate un po' del vostro guadagno con chi vi ha dato il pezzo, però tutto questo gratuitamente. E anche questo è un altro grande shift di cui parlo su questo canale, dove non per forza bisognerà spendere, perché ci sarà qualcuno che ci mette i soldi e compra l'NFT per voi e dividete i guadagni. Questa è una situazione win-win, perché io metto i soldi ma non spendo tempo.
tempo e guadagno. Tu ricevi l'NFT, non hai speso soldi, ci metti il tempo e guadagni. Entrambe le parti vincono. Qui trovate tutto nel dettaglio, tutte le regole. Se non conoscete l'inglese, basta che copiate letteralmente e lo incollate su un traduttore. Non fatevi frenare dalla barriera dell'inglese, perché questa è una piattaforma veramente, veramente tanto all'avanguardia. Vi faccio vedere anche la conferma su vari articoli di ciò che hanno raccolto come fondi di investimenti. Vi consiglio di seguirli anche su Twitter, che ancora non hanno un grandissimo seguito, quindi è un ottimo momento. E credo anche che collezionare i pezzi nei primi anni di uscita di questo gioco, quando poi dopo 10 anni saranno edizione limitata, ovviamente il loro valore a livello logico aumenterà. Ovviamente ci tengo sempre a specificare che non bisogna subito partire con le aspettative di guadagnerò milioni giocando a questo gioco, però fossero anche solo i soldi di una pizza, è una cosa che in nessun'altra piattaforma si può fare, perché solo i pro player e gli streamer e gli youtuber guadagnavano dai giochi. Il Web3 permette anche al casual player che è interessato al gioco di guadagnare oltre che divertirsi. E quindi le persone diranno: scusami, a parità di divertimento, una mi può anche far guadagnare, una no, in quale giocherò? A parità di divertimento, ovviamente, sarà quella con il guadagno. Andando su eventi, vi voglio far vedere che i primi in classifica guadagnano anche degli ETH. Cioè 0,3 ETH ad oggi sono circa 700 euro. 0,28 siamo lì. Ovviamente i primi 10 guadagnano di più, ovviamente. Però pensate anche solo i primi 100 guadagnano qualcosa. È qualcosa che non succede sulle altre piattaforme. E questo è il futuro del Web3 Gaming. Quindi oltre a questo vi faccio vedere anche un referral, che io non vi do personalmente il mio perché tanto non ci gioco, non lo seguo, ma credo nella piattaforma. Voi ricevete il 10% su ogni NFT che la persona che si iscrive con il vostro codice compra, quindi avete un 10%. Avete 1000 CMT, che non so bene che token sia, sicuramente si potrà spendere all'interno della piattaforma e se approfondite tutti i dettagli lo capirete, però è qualcosa in più, e $1 per giocatore che avete invitato. Ovviamente c'è un asterisco su giocatore valido, perché se no i bot potrebbero farmare all'infinito soldi, quindi dovrà giocare almeno una partita a settimana per 4 settimane consecutive. Che cosa riceve il vostro amico? 10% di cashback su tutti gli NFT che acquistano sul loro account e 2 pezzi e anche un altro alla fine di ogni settimana. Quindi altra situazione win-win, dove tanto vale iscriversi con un referral, dove voi ricevete qualcosa, chi vi ha invitato lo riceve e siamo tutti contenti. Vi voglio far vedere il trailer, che secondo me è veramente ben fatto, e poi considerazioni. Trailer veramente di alto livello, e soprattutto quello che vogliono trasmettere, questo cambiamento dove si possono collezionare i pezzi, possibilmente rivenderli, guadagnare tramite le classifiche. Dicono di essere supportati da più di 50 ambassador, ma secondo me il dato cruciale è che hanno ricevuto più di 12 milioni di fondi per sviluppare questa piattaforma, quindi nei prossimi anni continueranno a fare dei miglioramenti, degli investimenti di marketing per farla arrivare a più persone possibili. Prossimo passo logico nel mondo degli scacchi, dove anche i casual player potranno guadagnare qualcosa. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se pensate che questa piattaforma possa spopolare e aiutare l'adozione di massa di cripto, NFT e giochi del Web3. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e vi lascio qui il video dove Amazon ha investito nel Web3 e di qua il video corso completo e gratuito sui Play and Earn se voleste approfondire di più il settore. Mentre scegliete quale guardare, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.